Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Cesare era l'imperatore romano che al tempo di Gesù teneva in suo potere gran parte delle terre mediterranee, Palestina compresa. Gli ebrei, popolo dallo spirito libero e indipendente, sopportavano malvolentieri quella situazione. Alcuni però cercavano di approfittarne. Collaborazionisti, si direbbe oggi. Fu tesa una trappola anche a Gesù a questo riguardo. Maestro, tu che sei una persona di buon senso, dici il tuo parere, è giusto pagare le tasse a Cesare? Se avesse risposto sì, i suoi connazionali, gli ebrei, l'avrebbero preso per un collaborazionista. Se avesse detto no, sarebbero stati i romani a condannarlo come guastafeste. Ed ecco che Gesù chiude la bocca a tutti con questa risposta. Date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Nella storia della Chiesa è accaduto spesso di far confusione tra Cesare e Dio. Quante tragedie, quante guerre, violenze, sopraffazioni ne sono conseguite. Date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Com'è potuto accadere che si sia dimenticata questa parola di Gesù? In tempi più vicini a noi, poi, altri hanno cominciato a dire Cesare non c'entra niente con Dio. E Dio, dal canto suo, c'entra tutto al più con la vita privata degli individui, ma con il loro comportamento negli affari, con i loro doveri in società o verso lo Stato, non ha nulla a che vedere Dio. E così si sono tollerate schiavitù, evasioni fiscali, disinvolti investimenti nella fabbricazione e nel commercio delle armi e quant'altro. Perché tanta resistenza a prendere sul serio questa parola di Gesù? E poi cosa vuol dire dare a Dio ciò che è di Dio? La Bibbia è chiara a questo riguardo. Guai a coloro che assolvono per regali un colpevole e privano del suo diritto l'innocente. Qual diritto avete di calpestare la dignità dei poveri? Praticate il diritto e la giustizia, non fate violenza, non opprimete il forestiero. Scorra come acqua il diritto e la giustizia come un torrente perenne. In quest'epoca che ha scoperto e codificato i diritti dell'uomo, noi credenti dobbiamo gridare forte che i diritti dell'uomo sono i diritti stessi di Dio. Certo, abbiamo dei doveri verso la società, lo Stato, ma il primo è quello dell'atteggiamento critico, costruttivo. A Dio poi è noi stessi che dobbiamo dare. Perché se sulla moneta c'è l'immagine di Cesare, in noi c'è l'immagine di Dio. Se apparterremo davvero a Dio, allora anche Cesare avrà la parte che gli spetta, per il bene di tutti. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.